spazio con una pipetta di plastica. Abbiamo rilevato 3 mm di acqua e abbiamo trasferito in un bicchierino che dopo utilizzeremo per fare questo esperimento. In questo momento abbiamo preso una provetta e l'abbiamo riempita con la nostra saliva, sperando che all'interno ci siano delle cellule morte delle nostre pareti, delle guance. Grazie a queste cellule riusciremo ad estrarre il DNA, ma per il momento abbiamo usato una sostanza simile al sapone per riuscire a individuarlo, e adesso sta avvenendo la reazione, perché girando in questo modo le sostanze si mescolano e è più performante proprio la reazione. Questo laboratorio è stato molto interessante. Abbiamo conosciuto delle persone altamente specializzate che ci hanno spiegato nei dettagli il loro lavoro. È stato interessante soprattutto la parte delle cellule, perché abbiamo scoperto che ci sono diversi modi per riuscire a ricreare i tessuti. Inoltre, grazie all'ultimo esperimento che riguardava il DNA, siamo riusciti anche a comprenderlo meglio. È stato bello e divertente e anche molto interessante, soprattutto guardare la cellula al microscopio e vedere il DNA, vedere come è fatto, e la formazione delle cellule è stata molto interessante e è stato molto bello. Abbiamo visto una parte della medicina che non tutti conoscono e abbiamo analizzato noi stessi. E abbiamo fatto noi stessi ciò che tutte un sacco di persone fanno ogni giorno per il loro lavoro. Abbiamo avuto questa opportunità molto speciale, perché non tutte le persone come noi, ragazzi come noi che vanno a scuola, hanno queste opportunità, e sono molto felice perché mi è piaciuto molto e mi sono divertita. Ci siamo divertiti molto, abbiamo partecipato alle attività di laboratorio, abbiamo anche noi stessi sperimentato in prima persona e poi... Siamo stati in un escape room dove noi quattro abbiamo fatto una specie di gara utilizzando le tecniche che ci hanno insegnato appunto oggi contro un altro gruppetto, abbiamo purtroppo perso, però... Però l'importante è l'esperienza che abbiamo vissuto. Le studentesse ci hanno insegnato in modo preciso e hanno capito che molte cose non le capivamo, e quindi ci hanno provato a spiegare anche in maniera più semplice, e è stato molto bello. Allora, abbiamo fatto un tour. Inizialmente siamo andati nei laboratori, abbiamo conosciuto gli studenti dell'università, poi una ragazza ci ha portati a fare un tour dove abbiamo visto tra l'altro una cosa fighissima che era il DNA e poi niente, abbiamo giocato alla escape room e abbiamo vinto, ragazzi, abbiamo vinto. Nell'escape room abbiamo dovuto decifrare una serie di enigmi, siamo partiti da un video e abbiamo dovuto per esempio trovare la password di un computer, e in seguito abbiamo dovuto comunque applicare quello che avevamo precedentemente visto nel laboratorio didattico per riuscire a trovare una formula. L'escape. E anche il fatto che in questa struttura ci siano anche un sacco di laboratori in cui le persone fanno anche un sacco di esperimenti, di ricerche, e quindi vengono anche organizzate tante attività diverse, e penso sia molto interessante. A me ha colpito molto il rapporto tra le persone in laboratorio, sembrano molto amiche, soprattutto che più che altro che compagne, diciamo, di studio.